Sono numeri che si sono evoluti negli anni. Quando io ho iniziato a occuparmi di melanoma, i casi iniziali erano sui 3-4 mila anni, immaginate, parliamo degli anni 90. Invece già nel 2007 i casi erano diventati 5 mila l'anno, con 1500 morti all'epoca. Poi sono arrivati a 7.000, parliamo ecco 2008-2009, e adesso sono 15.000 ogni anno. Quindi c'è questo trend in aumento con 2.500 morti all'anno. Se è vero che c'è stato un aumento anche dell'efficacia della prevenzione, un miglioramento delle cure, però la gente continua a morire di melanoma. E questo aumento è anche da porre in relazione con le abitudini di vita, con lo stile di vita, quindi il sole fondamentalmente. Oggi paghiamo la nostra abitudine sbagliata di qualche anno fa, quindi merita un'attenzione particolare. Poi teniamo, se parliamo di tutti i tumori della pelle, quindi anche carcinoma basocellulare e carcinoma squamoso, in generale rappresenta la fetta più importante dei tumori. Perché? Perché la pelle è la nostra barriera nei confronti degli insulti esterni. Quindi con questi numeri è chiaro che c'è importante di una prevenzione che a livello del territorio sia peculiare, capillare, e questo poi porta ad aprire degli ambulatori nuovi, anche delle collaborazioni, proprio per dare più risposte ai cittadini. Tutti devono fare delle visite di prevenzione, tutti devono andare dal dermatologo almeno una volta all'anno, perché abbiamo visto sono numeri in aumento e quindi è una patologia verso cui avere una sensibilità. E poi se ci comportiamo tra virgolette bene durante l'estate, dove non ci scottiamo, prendiamo il sole per bene con la protezione, male non facciamo, anzi è fortemente indicato. Oggi c'è stato il primo step, l'incontro con i vertici dell'azienda ospedaliera del Pascale, che ci hanno illustrato un po' la loro organizzazione. Noi la dovremmo calare quella che è nostra. E niente, saranno tutti quanti gli attori che sono sul territorio, medici, infermieri, a far parte di questa organizzazione. Soprattutto la rete oncologica già abbiamo e quindi si integreranno tutti con questa rete che noi abbiamo, con i dermatologi del distretto, quindi quelli territoriali, e con l'oncologa dell'ospedale, gli oncologi dell'ospedale che faranno poi capo a questa organizzazione. Il professore Ascirto ci ha detto che lui sarà presente quando è necessario e che un suo dermatologo verrà sempre quando ci sarà necessità. Poi ha presentato anche il piano organizzativo col dermatoscopio, che sarà dato in dotazione ai dermatologi che faranno di volta in volta le foto per inviarle poi a lui per una seconda lettura, per poter fare una diagnosi e poi per andare a prendere i casi più importanti e a risolverli poi nell'ambito del Pascale come diagnosi e come terapia.